Non volevo intervenire sulla questione relativa a Gagliardini, ma le pressioni sono talmente tante che proprio volete sapere la mia, e ve la dico. Come le ultimissime su La Russa, perché allora La Russa ancora una volta continua a fare il provocatore, cioè il presidente del Senato della Repubblica Italiana, continua a provocare. Allora sono due facce della stessa medaglia. E qual è la medaglia? La squalificante medaglia chiamata Inter. Perché il minimo comune denominatore, purtroppo, è l'Inter. Quello che è successo tra Gagliardini e Rabiot è un fatto di campo. Secondo me in campo se ne dicono di tutti i colori. Gagliardini viene da una scuola negativa, nefasta, vergognosa, squalificante per il calcio, che è quella dell'Inter. Viene da una scuola di imbrogli, di passaporti falsi, di retrocessioni mai applicate, di bilanci non regolari, di illeciti conclamati, come in Calciopoli, di condanne alla giustizia ordinaria. Da una storia fatta di, diciamo, di un killeraggio delinquenziale. Per cui uno che viene dall'Inter, francamente, cosa può dare se non atteggiamenti delinquenziali, malavitosi, atteggiamenti non propositivi, non sportivi, questo sempre nell'ambito dello sport. Cosa può dare allo sport uno che viene dall'Inter? Cosa può dare se non queste situazioni? E allora quello è uno sfottò che Gagliardini, in chiave Inter, ha fatto a Rabiot. Certo, direte di cattivo gusto, direte di basso profilo, di vergogna, beh, ci sta, però è nel campo, le cose di campo rimangono, devono rimanere nel campo. Rabiot, secondo me, non doveva andare sui social e rendere nota una situazione del genere, no, secondo me no. E infatti Gagliardini gli ha risposto e gli ha detto, volete vedere come gli ha detto poi successivamente Gagliardini? Risponde a Rabiot, le cose di campo rimangono in campo, chiama la mamma. E quindi è andato ulteriormente fuori dal seminato. Cioè questa è la scuola Inter, guardate. Di cosa vi volete meravigliare? Naturalmente Rabiot è un ragazzo di stile, composto, molto serio, molto garbato, tutta la serietà della Juventus, tutta l'aplomb francese, cioè che si sposa con la storia, con le virtù della vecchia signora. Rabiot proprio interpreta fedelmente l'autorevolezza, lo stile, il blasone della vecchia signora. Bellissimo poterlo raccontare, quanto è bello poterlo dire. Noi possiamo dirlo e altri no. Gli altri invece hanno i Gagliardini. Una storia fatta di sporcizie. Una storia fatta di imbrogli, fatta di... Gagliardini cosa poteva fare? Poteva rispecchiare la squadra dalla quale fra l'altro è stato cacciato. E naturalmente Gagliardini prenderà gli applausi degli interisti, ma quella è la loro storia, quella perciò l'ha fatto. Noi siamo altro, noi siamo serietà, siamo compostezza, siamo dignità. Questi, gli interisti, la dignità se la mettono sotto i piedi un giorno sì e l'altro pure, negando l'evidenza, negando le loro malefatte, negando la loro presenza abusiva nel calcio italiano.
quindi noi non ci dobbiamo meravigliare se Gagliardini è andato a fare vicino a Rabiot il verso, non so di che cosa gli è andato a dire. E a me non mi interessa nemmeno la dinamica del campo, perché sono talmente arrabbiato con Allegri che non me ne frutta che cosa ha fatto Gagliardini, cosa ha detto Rabiot. Rabiot non doveva portarlo, secondo me, sui social, perché questi sono bravi a buttarla subito in gaciara. E Gagliardini ha fatto la figuraccia di uno scappato di casa, proprio di uno scappato di casa, di uno che, cioè, francamente, Galliani la prima cosa dovrebbe fare, vai, ma il Monza, se continua a tenere Gagliardini, si identifica se il Monza non mette una punizione a Gagliardini, si identifica nell'interismo, che è una brutta cosa, guardate, l'interismo è una delle cose più brutte che possa esserci nel calcio e nello sport. Ripeto, l'erroruccio di Rabiot è averlo portato sui social. Non si risponde sui social. Risponderlo lì o non lo rispondere proprio, perché la mancanza di risposte, queste qua, pure a me ne dicono tanti, si tifosi di Rissi, io non gli rispondo nemmeno, perché andrei a valorizzare quello che dicono. E allora, sai, faccia butta un corpo, una schiatta un corpo, così, boom. A me mi auguro la morte quotidianamente, i tifosi dell'Inter. Questi sono loro, questo è, purtroppo esistono e dobbiamo conviverci con questa razza inferiore di cui già vi ho parlato. Io sono un antirazzista, lo sapete bene, è una bandiera della mia vita l'antirazzismo nel sociale, nel calcio invece sono un autentico razzista integrale, io sono razzista integralista nel calcio, reputo gli interisti una razza inferiore. Totalmente una razza inferiore, e lo dimostrano ogni volta. Sono inferiori nettamente. Allora, se volete sapere da me cosa penso della questione Gagliardini, ve l'ho detto, che cosa. Cioè, non mi meraviglio. Mi meraviglio al contrario, mi meravigliavo se Gagliardini, essendo arrivato dall'Inter, andava vicino a Rabiot, dice: bravi, siete stati bravi, avete vinto. Questo mi meraviglia di più, sono sorpreso. Che succede? Non mi meraviglio che hanno questi comportamenti materazziani, hanno questi comportamenti da oriali, questi comportamenti dai morattiani, cioè non mi meraviglio, non sono sorpreso che ste una valanga di omne e merda gli interisti, cioè vi volete rendere conto di questo o no? Non vi dovete più meravigliare. E qui non sto parlando di calcio. Calcio è un'altra cosa, ci sono delle classifiche, ci sono degli albi d'oro che altri non possono permettersi, altri hanno albi di cartone. Cioè, la loro frustrazione è a 360 gradi e la esprimono ogni volta. E qui passiamo alla Russa. La Russa, a margine della partita vinta dalla Juventus sul campo della formazione del Monza, ha detto chiaramente: i bianconeri hanno vinto con un gol rubacchiato a livello di gioco. La Juve ieri sera ha vinto con un gol rubacchiato. Poi ci sono vari tweet che lo riportano, guardate, che un presidente del Senato, ancora una volta, si permette di dare questi giudizi. Siamo alla frutta, totalmente alla frutta. È uno scandalo, è una vergogna.
che è un uomo il quale occupa la seconda carica dello Stato, si permette di fare e di dire certe cose. Francamente, sulla Russa, avete visto Identità Bianconera? Non l'hanno querelato, non l'hanno denunciato, gli hanno fatto l'ammonizione e questo se ne è sfottuto. Ma vi pare che la Russa pensa a Identità Bianconera, la fondazione? La fondazione, se non comincia a denunciare alla Procura della Repubblica, fanno la fine delle botte a muro. O la fondazione deve presentare il candidato? Non lo so. E allora, la Russa che dice queste cose ancora una volta, con tutta la situazione familiare vergognosa che si ritrova, è molto grave, è davvero molto grave. Adesso io blocco questo video perché volevo farvi capire, diciamo, farvi capire perché Gagliardini e la Russa sono la faccia della stessa medaglia. Poi, successivamente, andremo un po' a parlare dei figli di la Russa, di questo uomo che fa il presidente del Senato, ma che ha dei figli che andrebbero selezionati per situazioni diverse. La Russa, cioè giocano Monza Juventus, interviene la Russa, la misura è colma la misura. Qui il calcio non c'entra più. Qui purtroppo si stanno muovendo queste istituzioni nefaste. Cioè, come può Giorgia Meloni consentire che il presidente del Senato sia la Russa? Come può il centrodestra consentire che il presidente del Senato sia uno come la Russa? Che francamente dovrebbe prendere lezioni di moralità. Un giorno sì e l'altro pure, dal mondo Juventus, dal mondo calcistico serio. E invece questo personaggio che mai ha rinnegato Mussolini e che rappresenta davvero una vergogna politica, è la seconda carica dello Stato. Cioè, ma vi rendete conto dove siamo finiti in Italia? La Russa, seconda carica dello Stato. Allora io alla politica davvero non comincio a non crederci più. Comincio a non credere più. Intanto vi spoilerizzo il prossimo video, non so se sarà il prossimo fra due o tre video, perché parlerò un po' dei figli di la Russa. Andate un po' a leggere i nomi dei figli di la Russa, vedete come si chiamano e vi rendete conto di chi sono questi personaggi. Perché la Russa sta facendo carte per salvare una squadra dal fallimento che è l'Inter? Perché avrebbe voluto mettere la tassa sul fallimento Inter? Perché partecipa all'assemblea degli azionisti dell'Inter? Perché offende la squadra più importante del calcio italiano? Vuole affossarla. Cioè, lui avrebbe voluto rivestire una carica pubblica, ministro dello sport, per affossare la Juventus. Qui siamo alla squalifica totale dei valori politici, sociali, sportivi. Questo è un signore, se lo vogliamo chiamare così, che andrebbe messo fuori dalle istituzioni. Le istituzioni non gli appartengono, gli appartiene un'istituzione, l'Inter, quella è la sua immagine.
È l'immagine dell'Inter, l'immagine di La Russa. Quella, la storia devastante e negativa dell'Inter, fatta di imbrogli, di ladrocini, di ruberie. Tra passaporti falsi, droga ai giocatori, illeciti sportivi, tutto conclamato, condanne al terzo grado di giudizio con sentenze passate in giudicato. Quella è l'istituzione in cui deve stare quel personaggio. Nell'Inter deve stare, non nel Senato. Non nelle istituzioni politiche, no, lì non può stare, cara Giorgia Meloni. Caro partito dei Fratelli d'Italia, non può stare là La Russa. Cara sinistra, dove sei? Dov'è l'opposizione? Perché non protestate rispetto ad un personaggio del genere? Per quale motivo non protestate rispetto a un personaggio del genere? Perché? E mi fermo qui. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e naturalmente a fare un commento se volete farlo. E mi fermo qui, ma tornerò sulla Russa, tornerò sulla Russa. Certo, perché non possiamo, adesso basta, ci siamo rotti i coglioni, basta.